Buongiorno a tutti, ben ritrovati lunedì 5 luglio, sempre qui in diretta con voi, 12:23 minuti in questo istante, per raccontarvi un po' quello che succede a Milano. Siamo agli ultimi, racconti però di quest'anno, perché lo sapete, venerdì finirà la nostra stagione e grande novità, in realtà finirà proprio Good Morning Milano, ma ne parleremo meglio nei prossimi giorni. E poi comunque a settembre ci rivediamo con tutto un nuovo palinsesto e una Milano News completamente rinnovata. Dicevo, parliamo di Milano, parliamo di quelle cose che succedono a Milano e sono contento che è tornato a trovarci, o di quelle storie che ti fanno capire che a Milano si può davvero fare di tutto, come ad esempio fare un bellissimo campo da golf quasi in centro alla città. Ne parliamo oggi con Alberto Cantoni. Buongiorno Alberto, ciao, bentornato. Grazie. Contento che sei tornato per raccontarci appunto del campo da golf urbano di Milano. Ti ringrazio, io sono felice di essere qui di nuovo con voi, perché ricordo la prima volta che ci siamo incontrati vi avevo un po' spiegato che cos'era il golf e poi l'opportunità di questo golf a Milano, questa pazza iniziativa che è stata fatta di rompere un momentino il sistema golf tradizionale, perché insomma il sistema golf tradizionale, come tu ben sai, è di circoli importanti, di ambienti, sono ancora, clubhouse, no? di campi importanti, di gente, voglio dire, che li frequenta, di un certo tipo di persone, eccetera. Insomma, un mondo un po' lontano, inavvicinabile per noi comuni mortali, sembra, poi non è così del tutto, però effettivamente insomma dall'esterno insomma c'è questa immagine di difficoltà di approccio col golf. Beh, il progetto che noi, come ti avevo già spiegato, il progetto che io poi ho messo in piedi era quello invece di rendere il golf un ambiente il più semplice possibile e più aperto a tutti, no? E infatti è stato studiato questo campo urbano, siamo proprio in città perché siamo a 4 km, 5 km dal centro, dal comune, dal Duomo di Milano, e abbiamo in quest'area in concessione del comune, no, la quale ci ha permesso, voglio dire, di realizzare 15 ettari di terreno, quindi non sono pochi, di realizzare questo campo urbano che all'estero invece è comune. Insomma, mi ricordo questa cosa che mi aveva colpito, dicevi, ci siamo inventati una cosa che per Milano è rivoluzionaria, ma che in realtà per tante altre città al mondo già esiste, funziona e ha proprio l'ottica di dire avvicino uno sport che sembra lontano, esatto, a chiunque, e soprattutto faccio vivere un'esperienza, perché ricordiamo il golf, la cosa bella del golf è che si deve per forza giocare nel verde. Si gioca nel verde, si gioca all'aperto, insomma, questo, cioè non siamo chiusi in quattro mura di un fabbricato, di una palestra. Mi piace che avete riassunto molto bene la vostra vicinanza al Duomo, fammi vedere quella grafica, ecco, diciamo non si vede così bene ma quasi. Certo, lì abbiamo fatto una zoomata, voglio dire, dal nostro campo non vediamo la Madonnina, però abbiamo fatto una zoomata perché effettivamente in linea d'aria sono 4 km. Però quindi skyline, forse per lo skyline di Milano si potrebbe anche vedere. Si vede lo skyline di Milano, sì, insomma, si vede, certo. Questi grattacieli che fanno la nostra città. Certo, si potrebbe forse anche dall'alto vedere. E vedermi lì tra gli alberi del vostro green, insomma niente male, ma dicevi appunto che la cosa bella è che è importante sottolineare il fatto che sia un campo urbano. Sì, urbano, però perché è un campo da golf come no, tanti altri. Certo, è un campo urbano che poi è un campo da golf, insomma, quindi con tutte le caratteristiche di un campo da golf, è un campo urbano e quindi noi proprio la nostra missione è quella di lasciarlo aperto a tutti. No, cioè, di cercare di avvicinare tutte le persone che possono essere incuriositi da questo gioco e quindi di dargli la possibilità di provare. E questa credo che sia la caratteristica che ci distingue. Una cosa molto difficile, perché è chiaro che prendere una persona che non ha mai iniziato a giocare a golf, introdurla, cercare di farla giocare, non è così semplice. Però insomma il risultato di questi mesi, di questo primo periodo, direi che è incoraggiante, perché insomma noi abbiamo una certa frequenza e direi che la cosa che mi ha colpito maggiormente è che anche in questo anno di pandemia, che di fatto ci ha creato parecchie difficoltà, perché alla fine, voglio dire,
come tutti noi abbiamo dovuto avere anche dei periodi di chiusura, insomma, zona rossa, quindi voglio dire non abbiamo potuto aprirlo, siamo dovuti stare chiusi, eccetera. Però voglio dire ci ha dato la possibilità, la gente a casa passava il suo tempo anche a guardare. Quando la gente però ha potuto uscire di casa ma non poteva andare troppo lontana, ha scoperto che vicino casa c'era il vostro campo. Esattamente, che c'era il nostro campo, e questo quindi direi che nel male di quello che è stata la pandemia, quello che si chiama resilienza, no? Cioè cercare di trovare un punto di ma perché la gente poi aveva bisogno di stare all'aperto, insomma, cioè voglio dire quello che abbiamo capito anche in questo periodo di lockdown eccetera, che avere uno spazio all'aperto, diciamo distanziato, che possa mantenere le distanze, che non sia di aggregazione intanto vediamolo questo spazio, perché veramente molto molto bello, eccolo, guarda che roba. E qui siamo in un parco comunale, quindi questa è un'area ricavata all'interno di questo parco Follanini, quindi queste fotografie danno questa sensazione di spazi, insomma, di verde, di campagna. Ecco, queste qui sono veramente, diciamo, fotografie fatte ovviamente da noi, magari non così... diciamo, ma però sono reali, rendono benissimo l'idea dello spettacolo che ho intorno a me, mentre provo magari uno sport nuovo come il golf che non ho mai provato, oppure invece dove magari vengo ad allenarmi perché non ho tempo di andare lontano, oppure non posso andarci in questo momento, insomma, a muoversi appunto è sempre complicato, posso venire appunto in questo bellissimo paradiso, ma questi salici piangenti sono qualcosa di... Sì, li ho messi giù, li ho piantati ed erano piante da un metro di altezza e lì sono venuti. Cioè, cresce anche bene. Quindi, cresce anche bene, quindi queste qui sono veramente due... Come possiamo fare allora per far crescere bene anche il golf? Ecco, cioè il nostro sforzo in questo momento è quello di cercare di trasmettere alla città, trasmettere alle persone il fatto che noi siamo aperti e vorremmo riuscire a offrire, diciamo, questo spazio come uno spazio di aggregazione, anche se aggregazione è un termine in questo momento. Aggregazione distanziata. Sì, distanziata chiaramente, nel verde. Ecco, vorremmo che la cittadinanza potesse accogliere questo messaggio, perché lì noi, che siamo aperti dalla mattina fino a tarda sera, nel periodo chiaramente di luce, no? Vorremmo che fosse un'occasione di incontro, insomma, un'opportunità di incontro. Cioè, mi stai dicendo che posso venire a fare una partita al tramonto? Tranquillamente. Adesso, tu puoi venire. Adesso comincia a esserci un po' magari, perché il caldo va via. Non abbiamo zanzare, non abbiamo moscerini, cioè è un'area, voglio dire, veramente... bella, e quindi questa è l'opportunità, voglio dire, di avvicinare, di dare, voglio dire, finito il lavoro io posso andarmi a bermi una birra, fare un gioco con un amico, fare una gara, perché voglio dire una gara, fare una competizione con un amico, secondo me questo, voglio dire, ha un quarto d'ora dal posto d'ufficio, secondo me è impagabile. Chiudiamo bene che appunto è nel Parco del Follanini, un ingresso comodissimo da via Corelli, quindi diciamo dall'Ortica. Dall'Ortica c'è un grossissimo parcheggio, quindi facilmente non ci sono problemi, si può arrivare con i mezzi pubblici, no? Cioè, quindi ci sono varie opportunità, insomma, quindi bicicletta, noi abbiamo tanti che ci raggiungono in bicicletta, quindi veramente voglio dire questa è un'opportunità. Ecco, anche perché però se insomma in bicicletta con la sacca è un po' scomodo. Ma noi la sacca la possono lasciare da noi. Ma poi oltretutto voglio dire chi non ha eventualmente i ferri o non le vuole, noi gliele diamo, quindi gli offriamo anche la possibilità di averli. Noi stiamo cercando anche di far conoscere questo a tutto il sistema turistico, alberghiere, eccetera. Adesso è tutto fermo, ancora difficile, ripartirà. Ma sì, io non ho mai giocato a golf, appunto. Vengo a Milano in vacanza, ho una mezza mattinata libera e trovo, vado a farmi un giro. Scopro il golf, posso entrare e giocare? Come funziona? Poi se scoprire il golf, puoi entrare, venire, noi ti affianchiamo eventualmente a un maestro che ti dà le prime istruzioni, ti diamo la possibilità e certamente, voglio dire, hai la possibilità di passare 3 ore tranquillamente nel verde. Quindi ti diamo la possibilità di se sai giocare, ovviamente ti diamo tutto quanto hai bisogno per giocare. Se non sai giocare, ma guarda, ieri mi è arrivata un'email di 6 ragazzi che io non conosco, no? Che quindi non so di che età hanno, i quali mi hanno scritto: vorremmo passare mezza giornata, voglio dire, siamo neofiti, vorremmo passare mezza giornata al golf.
che cosa ci potete dare? E beh, è fantastico, cioè, voglio dire, ricevere un'email di questo genere vuol dire che qualcosa, voglio dire, gira, voglio dire, incomincia a essere... Perché non stiamo parlando del campo pratica dove vai lì a tirare le palline sempre dritte e basta. No, no, io le spingo ad andare sul campo, tanto è vero che gli ho risposto dicendo venite, vi metto a disposizione due maestri, vediamo di darvi le prime istruzioni e poi fate una garetta fra voi sei. Dovete giocare, insomma, il gioco del golf non è tirare palline, gioco del golf vuol dire è giocare sulle buche, e quindi il nostro è una scuola golf, quindi siamo disposti, voglio dire, nella sicurezza, con tutte le caratteristiche, diciamo, le attenzioni. Quante buche non mi ricordo? Sei buche, davvero. E quindi con tutte le attenzioni abbiamo quattro maestri molto bravi, molto disponibili, molto, molto aperti. Abbiamo un maestro che speriamo, voglio dire, possa dedicarsi soltanto ai ragazzi. Noi vorremmo avere che i ragazzi, no, stiamo organizzando a settembre, lanceremo questo club dei giovani, no? Con i ragazzi giovani da che età si può secondo te iniziare? Ma noi iniziamo da 7 anni, sette anni e mezzo, fino a... È più alta la mazza di loro? È più alta. Tanto il ferro, scusa, no? Sì, sì, la ferro e mazza, sì, va benissimo. No, abbiamo le attrezzature da dargli, vogliamo metterli, voglio dire, dargli questa possibilità magari un giorno durante la settimana. Cioè, e poi un meno di 10 anni, cioè gioca su un campo così. Ma ci sono bambini che... Sì. Ah, cavolo. Sì, no, ma ci sono bambini bravissimi, sono dei ragazzini giovani che presi dal golf, che fanno delle cose impressionanti. Allora, il golf non è la... Cioè, per fare una buca di 300 e di tanti metri, no? Cioè, chiaramente il bambino parte un po' più avanti, questo non c'è dubbio, ma non è tanto la necessità di forza o non forza, tanto di precisione. Quanto più tu sei preciso e riesci a tirare dritto, riesci, voglio dire, a non perdere la pallina, diciamo, sulla buca, no? Tu la buca te la fai tranquillamente. Quindi non c'è nessuno. Perché un bambino dovrebbe giocare a golf invece che andare con tutti i suoi amici al calcio? Dai, faccio proprio la domanda cattiva. Sì, è bella come domanda, no? Non c'è una motivazione, cioè voglio. Qui è se la sensibilità, secondo me, del ragazzo. Cioè, voglio dire, certamente il golf non gli dà questa aggregazione, questa comunione con altri ragazzi, quale può essere il gioco del calcio. Però se... Forse non gli dà neanche quell'aggressività che a volte... Ecco, non gli dà forse quell'aggressività, non gli dà questo sforzo, oltretutto, guardate che guarda che il gioco del calcio, voglio dire, bellissimo e tutto quello, ma è dannoso poi alla fine diciamo, il golf non ha tutta questa roba. E poi, voglio dire, io credo anche che, voglio dire, sta molto all'essere del ragazzo. E poi credo che una cosa non esclude l'altra, tra parentesi. No, per carità, nella maniera più assoluta. Però, insomma, se hai voglia di dedicarti in maniera, voglio dire, concreta al golf, insomma, cioè, un po' di allenamento devi farlo, cioè non è scontato. Ecco. Ricordaci bene allora appunto gli orari con cui si può... Ma gli orari noi siamo aperti... Come funziona la prenotazione? Perché immagino comunque ci siano tutte le varie... Sì, noi per le veloce del momento, no? Sì, come funziona? Noi per diciamo tutte le caratteristiche che ci ha dettato la pandemia, abbiamo un sito, dove ci si prenota con molta facilità, voglio dire, quindi si entra sul sito, quindi si prenota, e quindi noi siamo aperti dalle 9 di mattina in questo periodo fino alle 9 di sera, alle 21. No? Ecco, chiediamo la prenotazione tanto per poter riuscire a organizzare anche la nostra giornata. Sul campo cosa possiamo trovare? E sul campo si può trovare, voglio dire, la possibilità di giocare, okay, cosa contro altri campi da golf dove vivono di gare. Okay. E quindi vivendo di gare c'è la possibilità di partire su una buca è molto più difficile. Quindi da noi c'è sempre la possibilità di poter giocare, proprio perché è la caratteristica del campo urbano. Insomma, no? Ci sono i ferri, se non li ho. Ci sono i ferri, ci abbiamo le palline, ci abbiamo un piccolo, diciamo, spazio, voglio dire, per rilassarsi, per stare tranquilli, chiacchierare, incontrarsi, eccetera, ma soprattutto abbiamo questo verde che tu hai visto in quelle fotografie, quelle poche che ci sono, che infatti, è un verde, che è un verde bello. Vediamo per far capire, guarda, abbiamo fatto una mappa molto
una mappa per farvi capire. Vedi, questa qui è Milano, Piera, possiamo vederla, quello qua, questa qui a sinistra appunto sì, è sì. Milano, là sulla destra quello in fondo grigio è l'Idroscalo, quindi un po' prima dell'Idroscalo, vedete, possiamo zoomare con la prossima grafica, eccolo qua appunto, questo sì, qui sì, è sì. Il, sono 15 metri nel parco. Il golf, con la sua sinistra è l'Ortica, sotto lo vedete Viale Forlanini che scorre veloce con l'aeroporto sulla destra, nell'angolo in basso a destra, e quello appunto è il golf con l'ingresso appunto, si può entrare da tutte le parti credo, no? Cioè, sia da, si può entrare anche da Forlanini o no? Solo si può quelli. Entrare anche dal Forlanini, infatti, cioè, si può entrare sia da parte dell'alta, ecco, vedete molto vicino comunque appunto alla parte alta del parco Forlanini, quello che si vede sopra è lo scalo ferroviario appunto di, dell'Ortica di Greco, sei scusate, di Via Corelli, sì, Via Corelli sì. E quindi appunto è lì, è molto comodo per arrivarci, è tangenziale, c'è proprio l'uscita a pochi metri, volendo ci si arriva anche con l'autobus che va all'Ortica, ci si va con l'auto che va all'Idroscalo, la 73 si fa un col piccolo, pullman che va all'Idroscalo, sì, un piccolo insomma, passaggio nel parco, in 5 minuti sei lì. Arrivarci è davvero facile e soprattutto noi sottovalutiamo questo parco che è veramente un gran bellissimo. È un bellissimo parco. Ancora poco conosciuto, purtroppo voglio dire, speriamo che l'amministrazione abbia questa attenzione anche su questo parco, no? Perché lo merita, perché forse è uno dei più vicini. Questa sfortuna di essere lì chiuso tra uno stradone, una ferrovia e l'aeroporto, sì, però, guarda, è bellissimo. È bellissimo e soprattutto quello che è stato interessante di questo progetto, perché c'è in ballo questo progetto del grande parco Forlanini, no? Che hanno scoperto, voglio dire, facendo il censimento di tutto quello che c'è su questo parco, che è l'area europea che offre più opportunità di sport. Questo è interessante, Alberto, spiegacela bene, perché questa cosa anche l'altra volta mi ha colpito tantissimo. Te l'avevo detto perché, voglio dire, le società sportive, che poi sono tutte società, diciamo, dilettantistiche, quindi voglio dire che non hanno scopo di lucro, voglio dire, quindi sono tutte società che offrono, voglio dire, le loro capacità, le loro conoscenze, eccetera, cioè il numero di opportunità di sport, quindi di attività di sport che c'è in quell'area, che va praticamente da fondo di Viale, si chiama Indipendenza, insomma, dal ponte dell'Ortica, diciamo all'Idroscalo, il numero di società e di sport che lì si offrono è il numero più alto. Ricordiamo che lì c'è lo Scarioni, che Scarioni è uno dei campi più vecchi di Milano. Più vecchi, cioè più vecchio, io guarda, sono stato l'altro ieri, mi ha colpito una cosa. Stadio Scarioni 1925. Sì, sì, sì. Ho detto, ma come? San Siro 1927. Sì, sì. Scarioni cavolo, quindi, era ancora... È veramente storica come zona. Quello c'è tutto il comparto dei Saini, c'è il tennis, c'è il golf adesso. Il golf, ma poi tutto l'Idroscalo, quello che offre, insomma. Tutto diciamo il quartiere più sportivo d'Europa, potremmo chiamarlo così. Sì, è venuta fuori questa informazione qui, che veramente ci ha meravigliato, perché non avevamo mai fatto la conta puntuale quanti eravamo, no? E quindi questa secondo me è un'altra, diciamo, occasione che Milano ha, che va valorizzata, perché voglio dire, è l'unica che può offrire, diciamo, questo spazio di attività sportive. Noi, ad esempio, proprio perché abbiamo anche scoperto questa roba, noi a settembre, ad esempio, lanceremo questa Coppa Golf Milano, Coppa Golf Milano, che cosa vuol dire, no? Una capa che aperta, diciamo, faremo una daremo la possibilità a chi gioca dal golf o chi non gioca, perché io non voglio farle anche entrare chi non ha ancora tutte le carte a posto. Allora, insomma, io voglio vincere la maglia nera, voglio arrivare l'ultimo. No, ma voglio dire, per giocare nelle gare dei campi normali bisogna avere l'handicap, avere questo, avere quell'altro, insomma. No, lì noi, appena tu hai la possibilità e quindi hai superato il minimo necessario per fare, noi le buttiamo sul campo e vorremmo fare proprio dare questa opportunità. Si viene all'ora che si vuole, cioè non c'è una partenza come nelle altre gare in cui si dice dalla mattina alle 2, alle 3 del pomeriggio sono le partenze. Vieni quando vuoi, trovati un amico, un compagno, perché nel golf ci si controlla a vicenda, cioè, quindi ci si marca nel termine a vicenda. Stileremo a fine dei 3 mesi una classifica con... Bellissimo. Allora, rompiamo anche un momentino il sistema del tradizionale, però
offriamo anche questa, vorremmo offrire questa opportunità, ci stiamo provando, per dire va bene, finisco il lavoro, ho un amico che vuol giocare, che gioca a golf, bene, mi vado, posso, faccio anche la mia gara, insomma, cioè, perché in un'ora tu hai fatto le sedute, sì. Quindi hai anche questa grossa opportunità. È una cosa, perché secondo me poi molto, posso dire, una cosa molto interessante, perché i ragazzi, i giovani sono molto abituati a questo sistema, certo. Soprattutto con i videogame funzionano, certo. In questa maniera, certo. Tu giochi a casa tranquillamente, ma entri in una classifica che magari dura una settimana, due settimane, un mese, certo. E a fine del mese, della settimana, quello che è, c'è la classifica finale. Quindi è un sistema davvero molto interessante, che mi dà il tempo di andare a giocare. Vai a giocare, hai anche la possibilità, hai capito, che ha un senso, di metterti punto, in competizione, voglio dire, con te stesso. E con se vado male posso riprovarci? Come? Se vado male posso riprovarci ancora? Tu hai più gare. Ok, quindi posso... Dire, okay, ma certo, una classifica ti darà la massima opportunità, mi dà quella opportunità per poter, voglio quindi, dire, insomma, raggiungere... Anche migliorarsi, si può iniziare a settembre, che si vede essere un po' scarsini, poi ben pianino magari si arriva a novembre, che invece siete piccoli campioni. Voglio dire, è cercare di sfruttare, voglio dire, sfruttare, di mettere a disposizione di chi gioca a golf qualsiasi, diciamo, opportunità per farlo giocare, ma poi soprattutto anche perché, voglio dire, passare anche due ore all'aria aperta, voglio dire, sai, in questo periodo abbiamo capito che forse è una delle cose che fa meglio di tutte, no? Cioè, voglio dire, quindi, e senza fare chilometri per andare fuori Milano, insomma, questo secondo me è un po' la caratteristica che ci contraddistingue. Perfetto, Alberto, senti, io ti ringrazio tantissimo. Allora, senti, davvero. Fabio, grazie. Ricordaci un attimo, questa cosa della Coppa, quando è che doveva iniziare? Da settembre. Troviamo tutte le informazioni sul sito. Troverete tutte le informazioni sul sito, cercheremo, quindi... Anche sulla pagina Facebook, adesso poi Aurora metterà i link nei commenti e taggerà tutto il taggabile, così che potrete trovare subito le informazioni necessarie. E a questo punto, veramente, quest'estate, se... passerete sicuramente del periodo qua a Milano, perché no? Noi ci siamo. Un giro su... Rimetta aperto. E poi Fabio, io ti voglio iniziare a giocare. Ma no, mi sa che stavolta mi è proprio convinto, diciamo, tutta l'estate siete aperti, sì. Sì, no, due settimane di agosto, no, perché poi alla fine a Milano non c'è nessuno. Ci abbiamo provato, ma senza grosse, diciamo, soddisfazioni. Beh, però insomma, avete tutto il mese di luglio, buona parte di agosto, quindi insomma... E poi sì. Parte l'ultima settimana di agosto ma infatti quest'anno secondo me insomma davvero ci sarà tante opportunità per vedersi sul green. Allora grazie mille Alberto, grazie allora. Fabio, grazie ancora, grazie mille davvero, grazie a voi tutti, grazie anche a voi che ci avete seguito, io vi saluto per l'ultima volta dallo studio, è vero Piera esterna 6, dai che saluto anche a te, salutiamo Aurora, allora dai esterna 6 che vediamo Aurora, eccovi lì. Togliete la banda così vedete, eccole qui la mia regia, la mia producer, non so se state vedendo anche la regia perché so che si autocensura, quindi credo che vi la saluto così perché è l'ultima volta che la vedete in studio, perché domani, mercoledì, scusate, siamo in esterna e venerdì grande puntata finale e vedrete cosa vi abbiamo messo in serbo, dalle 11:30 alle 13:30, due ore in diretta, con tantissimi ospiti, musica e tante tante altre cose, ma lo vedremo venerdì sempre qui in diretta su Milano News. Grazie mille e a presto. Grazie.